Al compleanno di Sara le ho regalato le nuove AirPods Max da 600 euro e ovviamente le sono piaciute un sacco. Quindi oggi ho deciso di esagerare completamente. Passerò un'intera giornata con lei in cui le farò tantissimi regali, spendendo un sacco di soldi, ma fidatevi, alla fine ne è valsa la pena. Questo sono io all'Apple Store e anche questo sono io mentre pago e anche qua, qua e pure qua. Ma partiamo dall'inizio. Da casa mia ho preso un treno fino ad arrivare in Duomo a Milano. Ore 13:30. Iniziamo subito con la primissima sorpresa. Okay. Siamo in Duomo, vediamo se riesci a capire dove potrei portarti. Ci sono un sacco di posti. Rinascente nuova borsa di Miu Miu. Sì, ancora questa storia qui, basta. Dopo lo convinco. Ecco, magari questa borsa qui di Miu Miu da 2250 euro, eviterei di farla in questo video come regalo. Anche se vi assicuro che non ci andremo tanto lontano. Allora io farei una cosa, onestamente, facciamo così. Ragiono, dobbiamo andare a mangiare, dobbiamo pranzare. Io ho organizzato una cosa, c'è una cosa importantissima in Duomo, che è un ristorante stellato, dai. Quindi vediamo se è abbastanza sveglia per capire la prima sorpresa. Qual è? Siamo in Duomo, dobbiamo mangiare. Dai, non è così difficile. Beh, te l'ho detto. Da Cracco. Quindi andiamo a mangiare da Cracco. Ora la domanda, allora. Attento. Ti è passato vicinissimo. Sì, l'hai visto, anch'io l'ho visto. Ferma. Allontaniamoci da questi piccioni, va. Luca, io Cracco non mi ha mai ispirato così tanto, perché ho paura che non mi piaccia, dato che io non mangio tante cose. Cioè, io ho dei gusti proprio particolari, quindi io ho paura che Cracco non mi piaccia. Però aspetta, perché da Cracco c'è anche la pizza margherita, la famosa pizza margherita di Cracco, che è una pizza che costa circa 30 euro. Quindi una margherita 30 euro ed è piccolissima e tutta strana. E alcuni dicono addirittura che è surgelata. Quindi dai, ti porto a fare un'esperienza particolare da Cracco. Dai, sbrighiamoci, andiamo. Ti giuro di mangiare una pizza surgelata da 30 euro, sinceramente. Quindi andiamo immediatamente qui, in galleria, in direzione al ristorante di Cracco, da una stella Michelin. È un ristorante di lusso molto controverso, chiaramente per i suoi prezzi, ma soprattutto perché solo ultimamente molte persone dicono che le sue pizze sono surgelate. Pizze da 30 euro. Quindi staremo a vedere. Ed eccoci qui, davanti a Cracco. Scusa, cosa stai facendo? Gigio, cosa stai... No, basta, no, no, sto giocando a Match Master, non devi disturbarmi fra mentre gioco, lo sai? Sai che poi io, se perdo la partita, faccio un disastro. Stai fermo, non mi devi disturbare, fra. Bro, stop, non hai capito quanto sono diventato forte? Tu non hai capito quanto sono diventato forte? Sai quante coppie sono? 30 e passa. Allora, ma sei bustato tutto, dai. Ma stai, guarda. 30 e... Ma questo, certo, questo è il mio booster, questo è il mio booster. No, raga, non sto scherzando qua. Vabbè, tu c'hai un booster che ti fa... Quanto sto... Bro, il mio booster è fortissimo, ragazzi, il booster è praticamente il vostro personaggio che ha l'abilità speciale. Poi guarda che perk sto utilizzando adesso. No, l'ho fatto con il suo davvero. Lo scarabeo. Bro, fa diventare così un perk. Sono allora, delle altre mosse speciali. Fratello, non hai capito? Guarda che sono imbattibile su questo gioco. Cioè, tu puoi usare il booster e il perk per le mosse speciali. Esatto, per bloccare altri booster. Se tu vinci, prendi delle coppe. Se perdi, non prendi delle coppe. Se le tolgono. Per una figata, okay. Praticamente, più coppe hai, più sei un figo. Puoi giocare anche contro chi vuoi. Bro, posso giocare contro di te? Però, ecco, per te sarebbe troppo. Ti ho già battuto altre volte. Dopo, ragazzi, lo batto. Non ci credo, sto perdendo. Ho aperto 170. No, vabbè, ma sto... Cosa? No, ma sto... No, per... no, facciamo vedere bene. Sì, 329 ma... a 66. Sì, sto perdendo. 6. Sto perdendo soltanto perché non mi sto impegnando. Sei davvero ridicolo, dai. Sei davvero ridicolo, è tutto sbloccato. Vabbè, dai, ho perso. Sì, vabbè, ma ho perso perché lasciamo stare. Ah, io vi dico soltanto una cosa. Scaricate Match Masters dal link in descrizione, oppure stai utilizzando questo QR code per giocare come noi. E soprattutto fatemi sapere a quante coppe arrivate. E tra l'altro, se utilizzate il QR code nel mio link in descrizione, avete pure un bonus di benvenuto gratis. Cioè, vi regalo le cose. Dai, scaricate Match Masters, forza. Io vado a scaricarlo su. Cosa? Spaghetto al pomodoro, datterino, brustolito e germoglio di basilico. 30 euro è mio. Aspettiamola. Posso capire? Mi sento veramente in soggezione. Io spero. Boh, la gente proprio ti guarda male. Cioè, ci ha guardato male. La situazione era davvero particolare. Innanzitutto perché eravamo entrambi un po' a disagio. E soprattutto perché tutte le persone che stavano mangiando intorno a noi ci fissavano. Perché io ero vestito come un barbone. Sara non era messa nelle sue migliori condizioni a livello di vestiti. E soprattutto era strano vedere due ragazzi da Cracco. Io faccio una cosa. Io prendo la pizza e ce la dividiamo, quindi la margherita, okay. Così la proviamo. Così la margherita, okay. Esatto, la voglio provare. E poi vuoi io veramente prendere la pizza con le verdure? Eh? Veramente? Non lo so, voglio... Secondo me la prendiamo, cioè, ma non ci piace. Prendiamoci la margherita allora, okay. Prendiamoci la margherita. E poi io prenderei una cosa particolare. Non lo so, trovo una roba particolare. Tanto qui costa tutto un sacco, quindi... No, io voglio uno spaghetto. Io voglio la pasta, voglio assaggiare com'è la pasta. Okay. Ok. In ogni caso scegliamo cosa prendere. Un risotto, carne, pizza margherita e un piatto di pasta al sugo. Tra l'altro alla fine di questo pranzo scoprirete esattamente quanto abbiamo speso. E mentre stavamo chiacchierando normalmente, sento dei rumori, delle voci da fuori. E appena mi giro, trovo loro. Oddio, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo qua fuori? Sì, no, fuori da qua. No, no,
Un sacco di fan appostati fuori dei viti da cracco che mi avevano riconosciuto e che mi stavano urlando, mettendoci così super in soggezione e soprattutto mettendo in imbarazzo tutti i camerieri di cracco che chiaramente non sapevano cosa fare. Due minuti dopo la situazione stava degenerando. C'erano circa 50 ragazzi fuori da cracco. Così io e Sara, dato che siamo dei grandissimi influencer, ovviamente decidiamo di uscire e di fare la foto con tutti. Bella raga! Bella madonna! Che sta succedendo qua fuori? Tutto bene? Bella bro! Bella bro! Vai! Raga, ok. Sto facendo un bel casino. Servi con me. Vai. Oh, raga, ci allontaniamo. Raga, spostatevi di qua. Raga, venite tutti di qua. Velocissimi. No, raga, ma cosa sta succedendo, raga? Via. Vai, raga, fate tutti insieme. Zerbi. Mi metti sulle sue. Dobbiamo entrare. Ciao, raga. E la cosa che fa ancora più ridere è che ad una certa mi ferma una signora indiana che ovviamente non parlava né italiano e non sapeva assolutamente chi io fossi e mi chiede una foto per suo figlio, anche lei. Vabbè, lasciamo perdere e ritorniamo da cracco. Una situazione davvero particolare, posso dirti. Molto bello però. Molto particolare. Ma noto che questa signora è rimasta lì fuori a osservarmi per circa 20 minuti. E guardatela, questa è ancora lei lì fuori che mi guarda. C'è soda? Che? All recently I brought Johnny Lever in Switzerland. This is the name. Oh, okay. Così ritorno dentro e assaggiamo il pane, che dovrebbe essere fatto in casa. Assaggio del pane. Sì, non l'ho mai assaggiato per davvero. Prendi. C'è metà. Assaggio del pane. Vai. 3, 2, 1. Allora, onestamente, così di sughero integrale spesso non mi piace, però questo è buono. Cioè, io non capisco nulla di pane, però a me non piace, perché a me non piace questo tipo di pane. Quindi... Non ti piace? No. È buono. È fresco. Buono. A me non fa impazzire, ma onestamente era un buon pane. E solo 5 minuti dopo arriva la pizza. Ed eccola qua, questa è la famosissima pizza di cracco da 25 euro. Diciamo che è una pizza particolare, completamente diversa dal solito. Quindi se vi capita di mangiare da cracco, sicuramente non vi troverete la classica pizza che trovate in qualsiasi pizzeria. Sinceramente non mi ispira. Fidati che è proprio particolare, cioè è una pizza tutta sua quella di cracco. Ah. Capito? Vediamo. A me piace. A me piace, non sto scherzando. Non mi piace? Non sai perché mi piace? Perché è diverso dalle altre. La finiamo, passano soltanto 10 minuti e ci arriva il secondo e il terzo piatto. Il mio risotto giallo e gli spaghetti al pomodoro di Sara. Vai. Allora, se me spacca, posso dire che so, basta. Se me spacca di brutto, fidati che non è neanche tanto, Perché non mi voglio sporcare che già la gente ci odia quel giorno. Cioè, sal di pregurra, no. Dai, secondo me non è male. Dai, è buona. Buonissimo. Aspetta, ferma. Veramente io sono costretto a assaggiare un po' della tua pasta per forza di cose. Poca, che già ce n'è poca, sono 10 grammi. Facciamo la pasta di Sara. Però è buona. È buona. Buona, pasta al sugo. Adesso ti farò sapere io com'è il mio risotto. Che vai. Mi ricordo che l'ultima volta spaccava. No, il risotto è buono. L'ultima volta hai preso questo tu? No, l'ultima volta ne ho preso un altro simile. Cos'è questa roba qui? Non mi ricordo neanche cosa. Ah, è un pesce. Non so quale. Non capisco nulla di cucina, ma erano davvero, davvero buoni. Porzioni veramente piccole, ma davvero, davvero buoni. E oserei dire quasi ci mancherebbe per il prezzo, perché quello che abbiamo pagato alla fine è davvero tanto di più rispetto a qualsiasi altro ristorante. E vi ricordo che questa è soltanto la prima sorpresa di tutte quelle che faremo in questa giornata. Arriva anche la carne e l'assaggiamo. Assaggio io prima. Vai, assaggia tu. Ah, questa spacca, ma me lo ricordo già dall'ultima volta. Ne avevo preso una roba simile. Questa... te l'ho detto che questo spaccava, ma me lo ricordo. Questo è buono. No, assaggialo. No, posso dirti io. Buone. Onestamente, no, aspetta. No, ok. È buona. Allora, non è perché è particolare. È particolare, però è buonissimo. Tanta roba. Davvero una carne incredibile, buonissima. Se non fosse che con una forchettata probabilmente la mangiavo tutta, perché era un pezzo piccolo così. Ma questi sono dettagli. Così esco per fare una chiamata al telefono. No raga, non può risuccedere. No raga, non può risuccedere, fermi. È appena successo la stessa identica cosa mentre eravamo dentro la cracco a mangiare. È successo un disastro. Tutto bene raga? Sì. E stava ricapitando la stessa identica cosa. Per fortuna che ero già fuori. In ogni caso rientro, prendiamo un dolcetto e poi andiamo immediatamente
a pagare. Quindi ora la domanda è una: adesso ti ho portato qui, ti ho fatto regalo, prima volta, quello che vuoi, eccetera. Ora, ma quanto abbiamo speso? Allora, fermo, fammi fare un breve calcolo. Vai, facciamo un calcolo. Allora, pasta 30 euro, filetto 30 euro. No, il filetto mio costava 40. Ok, secondo me abbiamo speso 150 euro. 180. Pasta, filetto, risotto, 180 sì, e pizza, anche la pizza. L'acqua, la coca, il dolce. Dai, no, secondo me... Allora, è comunque tanto, ragazzi. Tantissimo. Esatto, nel senso che io non ci tornerei. Onestamente, non lo farei. 180 euro. Sicuramente poteva andarci molto peggio, poteva anche andarci meglio, ma non ci lamentiamo perché comunque abbiamo mangiato molto bene. E dato che siamo in Duomo, a Sara viene questa fantastica idea, quella di andare alla Rinascente, un posto a Milano con tantissimi brand di lusso, che ovviamente costano un sacco di soldi. Ma vabbè, è la sua giornata, quindi l'accontentiamo. Cosa stai facendo? Aspetta. No, non farmi vedere nessuna borsa, già te lo dico. Miu. No. Cuscia per... Andiamo via. Tony, compra mia borsa. Basta, questa borsa io non la compro. Non spendo 2200 euro per una borsa, non esiste. Quindi entriamo e Sara inizia a scegliere quello che vuole. E diciamo che ci mette anche un po' troppo a scegliere, dato che 25 minuti dopo la situazione era questa. Ascolta, io sto vedendo un po' troppi marchi costosi, quindi evitiamo, perché tu non hai capito niente, mi sa. Sara, ferma un attimo. Hai deciso di portarmi alla Rinascente? No. Io ho deciso di portarti a farti un regalo, non alla Rinascente. Non ci siamo capiti. Sto guardando. Ti stai guardando? Sto guardando, sei orrenda. Allo specchio. Vai avanti, sbrigati. Vabbè, ma lasciamo perdere. E quando finalmente Sara sembrava aver trovato la sua borsa della vita, la sua borsa preferita, chiedo il prezzo e purtroppo, vabbè. Scusami, quanto costa questa qui? 1990, perfetto, ci allontaniamo. Ma finalmente dopo un'ora stiamo uscendo. E voi direte, cosa avete comprato? Vabbè. E dopo un'ora di shopping, questo è quello che abbiamo comprato. Niente, perché qualcuno non si è deciso a scegliere le cose. No, perché e le uniche... mi ha dato un budget troppo minimo. Sì, certo, perché le uniche cose che gli piacevano 1999, la borsetta lì di Armand Brignacli, quella roba lì, sì, miu. Facciamo una cosa, ho un'idea migliore. Allora, ascoltami a me, adesso andiamo, ok, da Sephora. Ti compri due o tre profumi che vuoi, eccetera. Budget minimo, ok? Anzi, budget massimo. Quanto 50 è euro. 50 no, euro. Cavolo. Dai, facciamo 150 euro. Ok. Dai, okay. 150 euro di budget. E la chiudiamo in modo molto facile. Cioè, okay, questa vai, è. Wow, quando. Ascoltami bene. Devi fare un video dove facciamo la cosa opposta. E tu compri e spendi e fai quello. Cioè, perché sennò okay, così. Va bene, lo facciamo. Ci stai? Facciamo, vai, ok, 20.000 like. 20.000 like, facciamo l'opposto. Raga, lasciate like. Cioè, su ora. Quindi commentate, lasciate immediatamente like. Perché Sara la voglio spennare. Altro che i soldi che mi ha fatto spendere lei. Quindi finalmente arriviamo da Sephora e entriamo. E guardate quanti prodotti incredibili per Sara. Anche se purtroppo una pennettina piccola così per gli occhi, che non so cosa sia, 60 euro, vabbè, lasciamo anche qui soldi che vanno via. Quindi Sara sceglie questo e quest'altro. E finalmente andiamo a pagare. Fermi un secondo. C'è di no. Quasi altri 150 euro. Quindi siamo circa a 300 euro di spesa per ora. Perché questa sarà la spesa a fine della giornata. E dopo questa esperienza sicuramente una cosa l'ho imparata. Cioè, mai più un video del genere, ragazzi. Ricordatelo nei commenti, mai più un video così. Andiamo verso la macchina, io ero convinto di tornare a casa. Quando Sara mi propone di andare in City Life, perché c'è un posto incredibile che vuole assolutamente vedere. Quale sarà questo posto incredibile? Quindi andiamo in City Life e Sara mi porta in questo negozio. Allora, dato che io devo fare un investimento per il mio canale YouTube, mi esatto. Porto dei microfonini. Ma perché? Fermo, aspetta. Tu sei una donna, dovresti conoscere soltanto un negozio di trucchi. Come fai a conoscere il negozio DJI per perché i microfoni? Perché io sono una persona professionale, dato che so che servono anche te, lo facciamo, cioè no, li compri no. Tu però in realtà li uso poi no. Anch'io. Vabbè dai, cosa sarà mai? Dei microfonini, ma quanto costeranno? 50, 60, 100 euro al massimo? Cosa vuoi che sia? E invece no. Entriamo e chiediamo quanto costano. Ok, costano questi qui, costano 349, giusto? 349 tutto. 349 euro. E io che pensavo di aver speso tanto fino ad adesso. Ma vaffanculo. Li compro perché sono le persone nuove e potrebbero servire anche a me. No, se tu li compri in questo video li uso solo io. Me li nascondo, ci scrivo sopra Sara, li faccio diventare tutti rosa. Ci facciamo una serie di cose, non è che diventano tuoi. Per ora siamo circa a 700 euro spesi. Mi raccomando, lasciate like, vi prego, perché voglio fare il video al contrario. Stavamo andando verso l'uscita quando Sara mi ferma, perché vede questo negozio sulla sua destra. Un rivenditore di oggetti della Apple. No, la risposta è no. Sfrutto il momento. No, la risposta è no. Io vorrei un Mac. Andiamo avanti.
Vorrei un Mac. Eh sì, avete capito bene, volevo un Mac. E i Mac non costano poco, ma costano così: 1.500, 2.000, 3.000 euro. Non pochi soldi. Poi guarda, quanto costa? 1.300. Perché dovresti 1300. Comprarmelo se, fai, se vuoi essere uno youtuber professionista. Ascoltami bene: quando faremo il tuo video, se questo video arriva a quei 10.000 like, te lo giuro che compro la macchina. E no, compro la macchina. Ok, quindi intanto iniziamo con questo. Ok, 1, 2. Va bene. 3. Aspetta, aspetta, aspetta. 1, 2, se esce te lo prendo. Ok, okay. 3, 2, 1, 2. No, non te lo prendo lo stesso. Non te lo prendo lo stesso. Non te lo prendo lo stesso. Compri, me lo compri. No. Lo so, dovrei farlo perché ho perso la sfida. Ma non voglio spendere per nessun motivo 1.500, 2.000 euro per comprargli un Mac. Cioè, qui siamo alla follia totale. Quindi cambia idea e mi porta a vedere questo. Un tablet completamente inutile che probabilmente non utilizzerebbe mai. Un iPad Air. Questo cosa serve? Serve per sfogare la mia arte. Perfetto, andiamo subito via. No, non mi interessa. Non mi interessa, non mi interessa. Non mi interessa proprio. Se proprio proprio ti prendo l'M2 da 15 pollici. Qui non c'è, te lo compro a casa, però te lo compro. Però tu, però facciamo metà e metà. Così okay. Ti prendi quello, okay, quello che. Vai, va bene, dato che sono una brava sorella e non voglio essere mantenuta, va bene. Ma che cazzo di mantenuto che hai perso io? Avrò speso 1.500 euro, speso per te mantenuto. Siamo a 700 adesso. Quindi vabbè, siamo rimasti così. A casa gli comprerò il suo Mac da 13 pollici, che comunque costa di meno. A fine video scoprirete anche com'è andata questione Mac ed esattamente quanti soldi ho speso. Ma andiamo avanti, perché non è finita qua ovviamente. Quindi da Milano prendiamo la macchina e arriviamo fino a casa mia, dove gli ho organizzato un'altra sorpresa. Ora per la prossima sorpresa, ok, che è una delle ultime che ti ho preparato, ti ho creato una caccia al tesoro per tutta la casa. Questo vuol dire che ora sta a te, attenzione, ascoltami bene, devi trovare il primo indizio che è nascosto per la casa. Il tesoro sono lo scopri. Okay. No, il tesoro lo scopri. Dimmi solo una cosa, io devo avere un bigliettino iniziale per appunto, una caccia al tesoro. Provalo. Avete capito bene, una caccia al tesoro con un bellissimo premio finale. Vabbè, quello lì. L'avevi già visto. Cioè, c'è un bigliettone qua. Che schifo. Va bene, leggilo. Allora, non è ancora ora di cucinare, ma se cerchi il prossimo indizio, guarda dove prepari il pranzo. Ok, quindi è arrivato il momento di andare in cucina e trovare il secondo bigliettino con i prossimi indizi. Quindi dove si cucina? Ok, io penso proprio cerca, che il bigliettino vai. Sarà qui da qualche parte. Vai, cerca, tutto cerca. Le opzioni sono qui dentro. Allora, cerca bene, io te lo dico, ascoltami bene. Il primo è più facile di tutti, ok? Il primo è proprio più facile in assoluto. Cerca dove cucini, in pratica questo è il sunto. Dove cucino? Qui cucino io, dove ci sono le padelle. Ma dove può essere anche in tutta la cucina, attenzione. Non deve... No, non credo. Sì, perché per cucinare tu cosa usi? Vediamo sotto qualcosa. Allora, io ho fatto una caccia al tesoro una volta con una bambina ed era super semplice, quindi io spero che il livello sia quello. Il livello, allora, partiamo piano, ma è complesso. Ti posso dire che ci sono 4 step. E dopo 20 minuti di ricerche la situazione era ancora questa. La stai facendo davvero complessa. Ma allora, fermo. È molto più facile di quello che pensi. Da qui, io lo vedo, devo alzare qualcosa. Devo muovere qualcosa, quindi tutto qui non lo vedi. Tutto in questa prospettiva qui no, non lo vedi. Però ci sei andata veramente vicino. Sara non aveva trovato il bigliettino. Stava guardando in tutti i posti tranne in quello più ovvio dove doveva guardare. E pensate che questo è anche il bigliettino più semplice di tutti. Ma finalmente dopo altri 10 minuti trova il prossimo bigliettino. Oh, finalmente è stato un po' cervello. Allora, il prossimo passo si trova in un luogo molto tranquillo dove nessuno ti disturba. Un po' umido forse, ma perfetto per un indizio assurdo. Io non ti dirò niente. Io non dirò nulla. Sarà la doccia, sicuro. Un po' umido, tranquillo, dove nessuno mi disturba. Sarà sicuramente. Potrebbe essere la doccia, come no? Quindi ci spostiamo direzione bagno. Sempre se è il luogo giusto. Perché questo indizio doveva essere molto semplice. Anche se si è rivelato davvero complesso per Sara. Andrei qui nel bagno. Mi ricordo che ci sono due docce. Quindi potrebbe anche essere volendo quella di sopra. Dovete sapere che Sara ha l'intelligenza di un sasso. Sara, i sassi non sono così stupidi, eh. Allora, magari qui. Straumido questo posto qui, straumido. Madonna mia. Straumido. Chiudi la porta, esci. Va bene. Vai a letto. Zero inizio. Ma raga, io vado via. Se lo trova bene, se lo trova con io vado via. Vabbè, me ne vado e lascio fare a lei. Ma dopo 5 minuti esce dal bagno senza il suo bigliettino. Vai su. Vado a vedere se ti seguo. Quindi cambiamo bagno, saliamo le scale e andiamo sopra. E ora controlla completamente anche questo bagno. Dopo 25 minuti Sara ancora non aveva trovato nulla. Gli faccio rileggere il bigliettino e gli viene un lampo di genio. Il prossimo passo si trova in un luogo molto tranquillo dove nessuno ti disturba. Un po' umido forse, ma perfetto per un indizio assurdo. Sara, è più facile del previsto. Mi è venuta in mente una roba. Cosa? Aspetta. Cosa? Un po' umido. E
ritorno subito nel primo bagno di sotto. Vi prego, ditemi che almeno voi avete capito dove era il bigliettino, ve lo giuro. Dove provi sei un po' umidiccio, cosa può essere? La doccia, raga, per favore. Ma vabbè, dai, la doccia è umidiccia, sì. La doccia è umidiccia. La doccia è bagnata, non è umidiccia. La doccia è umida, nessuno mi disturba. Ok, quindi in bagno c'è solo la doccia umida dove nessuno... La scappatoio? Vabbè, dai, Sara, dai. Non dove era, ma almeno dove si potesse trovare qualcosa di umido. Non c'è solo la doccia. Ci sono un sacco di altre cose che potrebbero essere umide in bagno. Forza, usiamo questo cervello. Te lo giuro, ascolti, non ti dico più niente perché davvero hai ragione. Facciamo così, dico solo una cosa, è in questa stanza. Io dico, ti ho dato pure il bagno in cui è. E dopo questo grandissimo indizio, finalmente... Oh, ecco il bigliettino. Ma tu davvero te... Ok. No, ascoltami, ascoltami un secondo. Non provare niente, no, perché... No, guardami negli occhi, guardami negli occhi. Il water è umido. È perché la doccia cosa cambia? Non ti servo tutti i giorni, ma quando vuoi andare lontano non puoi fare a meno di me. Cerca bene e troverai il prossimo passo. Beh, sarà la valigia. Vabbè, sarà niente. La valigia, raga. E no, Sara, potrebbe essere una valigia, le scarpe, la maglietta, i vestiti, il cappello, qualsiasi cosa. Comunque posso dire, è da mezz'ora che stai cercando questi indizi qui, ti sto aiutando davvero fin troppo. Non ti servo. Cioè, davvero fin troppo. Rileggi bene il biglietto perché è molto chiaro. Non ti servo tutti i giorni, ma quando vuoi andare lontano, non puoi fare a meno di me. Allora, se ti confondo, iniziamo a parlare della guerra punica. Cosa usi? Scarpe. Fa vedere le scarpe, l'alza. E finalmente il terzo bigliettino. C'eravamo quasi, stava quasi per arrivare alla sorpresa finale. Anche se effettivamente con tutti i soldi che mi ha fatto spendere non so se avrei dovuto fargliela, vabbè. Di solito sto qui per farti sorridere o ricordarti qualcosa di bello, ma oggi nascondo un segreto speciale dietro di me. Questa dai, l'ultimo indizio è facile. Ah, questo è l'ultimo? Sì, questo è l'ultimo che c'ha. Sto qui per farti sorridere o ricordarti qualcosa di bello. Va, sarà le foto. Sarà qui dietro. Due indizi nella stessa stanza? Proviamo. Sarà una foto, dai, vediamo il bigliettino. Vai. Allora, di solito sto qui per farti sorridere o ricordarti qualcosa di bello, ma oggi vi nascondo un segreto speciale dietro di me. Quale? Delle foto. Potrebbe essere. Ma questa foto? No, è troppo banale. E poi comunque guarda quanto sono bello, madonna santo. Madonna, Dio santo. Mia, poverino. Comunque fissa, no, funziona di brutto. Ascoltami, l'avevo messo in equilibrio perfettamente. Adesso non lo... Oh, okay, perfetto. Allora, scendiamo. E finalmente ci siamo, perché sotto il secondo quadro di famiglia che controlla, eccoli qua, un sacco di contanti che le avevo regalato. Ma che fratello sono, Dio santo. Ma trovatemi un altro fratello che fa queste sorprese qui. Cioè, dai, dai. Sentiti in colpa, attento a non stropicciare i soldi. Guarda, guarda qui, guarda qui. Perché tu hai tutti questi contanti? Sono andato a prelevare soltanto per te, anche se io non uso mai contanti. C'è neanche 100, un grazie, roba, 100, follia. 100, 300, 450. Luca, dai, potevi darmene un po' di più. No, scherzo. Ma da Dio. No, no, no. Vieni, potevi darmene un po' di più. Vieni qua. E poi 500 euro in contanti. E voi direte, ma il Mac alla fine gliel'hai preso oppure non gliel'hai preso? Beh, per saperlo basterà seguirmi su Instagram, ZerbianOfficial. Troverete anche il link qua sotto in descrizione. E lì saprete se gliel'ho comprato o no. Mi raccomando, seguitemi anche lì. E alla fine, dopo tutto, senza contare il Mac, abbiamo speso circa 1200 euro per questa giornata. Mi raccomando, se vuoi che ci sia il video a posto, iscriviti e lascia subito like. Mi raccomando, iscriviti.